La rassegna stampa è offerta da... Sabato 26 marzo 2016, buongiorno amici di Lecce News 24 e ben ritrovati all'interno della nostra consueta rassegna stampa. Sono tante le notizie sui quotidiani che troviamo oggi in edicola, andiamo quindi a leggerle insieme. Iniziamo con il Messaggero che apre con il caso Regeni, l'ira dell'Italia sull'Egitto non è la verità, il Cairo, il giovane ucciso per rapina, gli assassini abbattuti, Palazzo Chigi non crede alla svolta, ora basta ombre. Al centro la foto notizia, Bruxelles in trappola, il killer in fuga, è morta l'italiana data per dispersa, terrorismo islamico, numerosi arresti anche in Francia, falle e ritardi, bufera sul Belgio. E poi in alto, dalle 2 alle 3 questa notte ritorna l'ora legale, lancetta avanti di un'ora. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno che apre con il terrorismo caccia agli amici del nemico, a Bari al setaccio il giro dei fiancheggiatori dei due iracheni fermati, a Bruxelles e Parigi ondate di arresti, morta l'italiana data per dispersa. A rischio crack, evasi 50 milioni alla Sud-Est e costi gonfiati, anche la manutenzione è d'oro, crediti, iniziativa apripista, Padoan loda Pop Bari, cartolarizzazione di 800 milioni di euro. L'inserto della Gazzetta di Lecce, turismo, Pasqua all'estero, il rischio terrorismo non ferma i salentini, in città non ci saranno aperture straordinarie delle chiese, ma i numerosi riti sacri consentiranno l'accesso anche ai forestieri. E poi la cronaca, pedofilia, arrestato il falso prete, la sentenza diventa definitiva e si aprono le porte del carcere per Angelo Chiriatti, deve scontare 2 anni e 3 mesi per violenza sessuale, era stato condannato per aver abusato di 4 minorenni tra i 10 e 17 anni. E poi in riquadro, in casa hashish 23.000 euro, preso un giovane a Lecce, operazione dei carabinieri. Prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione di Lecce, stipendi bassi, presidi in rivolta, alto là dei prof, noi i sottopagati, nelle scuole del Salento cresce la mobilitazione per il cedolino dei buste paga inviate quindi a Renzi. Falso prete, abusava dei minori, fondò il campo scuola per bimbi, torna in cella, sconterà 2 anni e 3 mesi. Di spalla l'inchiesta, rifiuti, sprechi, affari, IPM leccesi chiedono il dossier di Cantone. Pagine interne del quotidiano, Salento Felix, ma non troppo, il report 2015 basato sui contenuti emozionali, ben piazzati ma perdiamo il podio e tutti si chiedono cosa ci è successo. La felicità misurata con Twitter, Lecce con la provincia dal 2° al 18° posto. Doppia pagina dedicata al turismo, prove d'estate, Pasqua di fede e di arte con i musei aperti per tutto il weekend, dal castello al Must, tutte le mostre a Lecce ma le chiese restano chiuse all'ora di pranzo. Dall'altra parte gli eventi, musica non stop sul mare a Gallipoli e già Pienone, concerti e DJ set in spiaggia, 15.000 gli arrivi e Skin e la Star. Allarme corruzione, rifiuti e aro, l'ipotesi commissariamento sul tavolo di Emiliano, ritardi, sprechi e violazioni segnalate da ANAC, le valutazioni della regione, un vertice a giorni, intanto i PM leccesi chiedono il dossier di Cantone. Passiamo alla cronaca, pedofilia e abusi, il falso prete torna in carcere, aveva fondato un campo scuola per i bimbi, deve scontare ancora 2 anni e 3 mesi. La politica dalla provincia, Barba, mai più conflitto, Quintana dice sì a Forza Italia, UDC, Gallipoli, la coalizione conferma la linea dopo l'ultimo strappo e spunta il ticket con Rosaria Russo, ora tocca ai conservatori e riformisti, Danardò, corsa partita, più di 20 le liste, l'esercito dei 500 candidati, 4 dei candidati sindaco con almeno 5 gruppi, volti nuovi e riconferme per la caccia al posto di consigliere. Da San Nicola, moto contro auto, gravissimo, un 28enne scontro con un'automobobile, giovane di Neviano, in prognosi riservata al Vito Fazzi. Concludiamo con la pagina sportiva, Lecce è un esame di maturità, i giallorossi nella tana del Cosenza, c'è voglia di riacciuffare il Benevento ma senza correre rischi, il tecnico Braglia indica la strada per fare il risultato, serve una grande prestazione. È tutto anche per oggi con la rassegna stampa, io vi do appuntamento a più tardi con le nostre breaking news, intanto tutte le notizie le trovate sul nostro sito www.leccenews24.it. Grazie e buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...